Buongiorno amici panettieri, sono Virginio, siamo qua nel mio regno che amo tanto e sono qui con voi per condividere alcuni segreti e alcune ricette con le farine Valcorn. Bene, qui ci troviamo di fronte a una ricettina veramente sfiziosa, il maltagliato, che qualcuno anche lo ribattezza svuota frigo. Vi spiego il perché. Perché praticamente noi andiamo a fare un impastino simile alla ciabatta, lo andiamo a fare il giorno prima per dargli più gusto e dentro andiamo a mettere ciò che vogliamo, facciamo un insalatone praticamente, mettiamo dentro quello che abbiamo in frigo, semmai che è rimasto, è un pezzettino di prosciutto cotto, dell'insalata che dobbiamo smaltire, partiamo con gli ingredienti, andiamo sempre ad utilizzare la nostra farina Valcorn e sempre una farina nazionale. Se lo andiamo ad impastare il giorno precedente e lo mettiamo in frigorifero come da ricetta, andremo a utilizzare una farina più forte, sui 320-360 di W. Olio extravergine di oliva, lievito compresso, sale e acqua. Andremo a impastarla come impastiamo la ciabatta. Una volta impastata la ciabatta, andremo ad aggiungere il composto che abbiamo preparato. Io qua ho messo insalata, pomodorini, olive, cipolla, quello che vi aggrada di più è quello che troviamo in frigorifero. Una volta fatto l'impasto, lo andremo a far riposare in una mastella sempre precedentemente unta, lo faremo raddoppiare e poi andiamo a fare la lavorazione. Ecco come si presenta l'impasto dopo che abbiamo finito l'impastamento col 75% di acqua. Vedete che l'impasto risulta comunque molto estensibile, non si rompe. A questo punto lo andiamo a mettere in lievitazione 30 gradi, 80% di umidità per un'oretta circa. Mentre se vogliamo farlo in frigorifero per il giorno dopo, lo andremo a mettere a 4 gradi e il giorno dopo lo andremo a lavorare. In questo caso la quantità di lievito che andiamo a utilizzare è minore del 30%. Riprendiamo la lavorazione del maltagliato. Prendiamo sempre il nostro spolvero di grano duro abbondante. Prendiamo il nostro impasto, lo andiamo a ruotare sul tavolo, prendiamo un altro po' di spolvero e lo andiamo a porzionare. Qua potete fare le pezzature che volete, per cui noi andiamo a fare dei piccoli, si chiamano appunto maltagliati, perché non avranno la stessa forma, ma vedete, li mettiamo sulla teglia. Una volta terminata la teglia, lo andremo a porre in lievitazione. Qui non avremo bisogno di una gran lievitazione, perché il prodotto comunque ha già lievitato in abbondanza. Per cui, una volta che si è ripreso quei 20 minuti, la mezz'oretta, lo andiamo ad infornare. Ecco qua il nostro maltagliato. Questo è un prodottino eccezionale, un prodottino che ti dà la possibilità anche di sbizzarrire la tua fantasia. Vedete la morbidezza di questo prodotto, ma soprattutto la friabilità. Guardate, in un attimo si spezza. Ho veramente una grandissima friabilità, che è dovuta comunque anche all'interno di tutto quel ben di Dio che sono andate a mettere, oltre al nostro Valcorn, che è eccezionale.